Eh sì, ma là avevo fatto anche delle valutazioni tra Daniele Ferretti e Martignago, se giocare tutti e due insieme, se far partire prima uno e poi l'altro, perché erano tutti e due diffidati, no? Però diciamo mi è andata male perché poi è stato ammonito e quindi avevo fatto delle valutazioni anche se fa. Sì. Quindi avevo fatto un po' di valutazioni. Però Martignano non c'è, tra virgolette, mi interessa poco e devo valutare e ragionare con chi c'è. Dai dati che abbiamo è stato fatto un primo tempo ad alta intensità. Ad alta intensità, abbiamo sbagliato tecnicamente, sanno? Nelle 4-5 ripartenze abbiamo sbagliato il tiro, l'ultimo passaggio, un disimpegno errato. Quindi magari lì davanti, avendo dei piccoletti, su qualche palla i loro tre difensori hanno vinto qualche duello di troppo. E quindi fa pensare che non. Ma mentre dei dati che abbiamo, è stato il primo tempo rispetto al secondo tempo, quell'intensità alta, poi vanno saputi leggere questi dati, quanti palloni hai rubato, quanti scatti a vuoto hai fatto, quanta accelerazione e decelerazione hai fatto a vuoto oppure che sono andate a buon fine. Però sì, abbiamo sbagliato tecnicamente. Che ci sono state 5-6 situazioni da poter fare meglio, ecco. Mentre il secondo tempo tutto ciò che andavi a recuperare quasi sempre lo sviluppo o la conclusione erano giusti, al di là poi della parata del portiere o del tiro sbagliato, o quello è un altro discorso. Però è importante che c'è questa fiducia da parte dei ragazzi, che c'è questa voglia di intraprendenza anche, quindi sono contento, è logico che ci manca la vittoria, ma e lo meriterebbero anche questi ragazzi per quanto stanno facendo non solo durante la settimana. Sì, giochiamo con una squadra organizzata, perché Metallica è una squadra che mi piace, il tipo di calcio che attua. Sì, noi tutte le partite le giochiamo per portare a casa il bottino pieno, quello sì, contro chiunque. Domani è un'altra tappa fondamentale del nostro cammino e dobbiamo cercare di vincere, ecco. Dire assolutamente vincere, tutti lo pensano, dobbiamo fare la partita per portare a casa 3 punti, questo sì. Ma Matera è una squadra che sia in casa che fuori casa, gioca a viso aperto, attua un bel calcio, mi piace, ecco. Lo riconosco col calcio là. Mi piace, quindi una squadra che non ha simili, quindi verrà a giocare dopo la vittoria anche mentalmente liberi, secondo me, quindi noi bisogna fare attenzione perché loro sono una bella squadra. Rispetto a noi, sono partiti anche loro, diciamo, per una salvezza.
invece partite, quindi cioè, prendere quella fiducia e quella continuità che a noi non è capitato. Sono d'accordo sulla fiducia. La fiducia, la vittoria alza l'asticella della stima e dell'autostima, quindi magari quello che prima ti veniva male con una fiducia maggiore poi ti viene meglio. E quindi ecco, questa squadra, nonostante non abbiamo mai perso la fiducia, guai a perderla, ci manca quella vittoria che ti dia quello slancio di sentirti anche più bravo, ecco. Quindi di conseguenza l'autostima. Ma quella non la dobbiamo mai perdere, ve lo dico ai ragazzi, non la dobbiamo perdere, perché il fatto che non molli mai e ti alleni al 110% e dai tutto, già non la perdi, non la perdi la fiducia. Sono a posto. Grazie Sam. Ciao Roberto, non ti ho sentito, Roby. No, ho detto, ha già detto tutto Sandro, ma aggiungo una considerazione, mi sembra che per la formazione tu abbia praticamente le mani legate, quasi. Come ci si approccia a questa condizione? Come si approccia l'allenatore a questa condizione? Ma gli si fa qualche esempio di chi, retorico, ma se vogliamo, che è giusto, di chi si sveglia la mattina alle 5, di chi va a lavorare ogni giorno e quindi anche con la fatica lo deve fare. Quindi sì, giochiamo a calcio e è vero che c'è l'aspetto fisiologico, no? di giocare ogni 3 giorni e quindi la stanchezza, ma delle volte sotto l'aspetto mentale si riesce anche a superare e andare sopra alla stanchezza fisica, ed è quello che spiego ai ragazzi. Quindi chi scendere in campo ha il compito di dare il massimo. Mi rendo conto che non riesco a fare un turnover, perché se c'erano anche gli assenti si poteva fare, però chi scendere in campo